Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Oggi prepareremo insieme il pesto di rucola, una salsa fresca cruda vegetariana molto particolare a base di rucola. Come per il pesto genovese di basilico, anche in questa gustosa variante gli ingredienti vengono appunto pestati a mano con un mortaio, oppure vengono tritati grossolanamente con appositi robot come il mio. Con questa salsa golosissima potrete condire la pasta, gli gnocchi, le lasagne in bianco. Andiamo a vedere cosa occorre per prepararlo. Per preparare il pesto di rucola occorrono 100 ml d'olio d'oliva, 50 g di rucola selvatica, 100 g di parmigiano grattugiato, 20 g di mandorle pelate ed uno spicchio d'aglio. Ora andiamo a prepararlo. Per prima cosa prendiamo la nostra rucola e la mettiamo nel robot da cucina o nel mortaio. Uniamo metà olio . Chiudiamo con il coperchio e frulliamo i primi due ingredienti. Poi aggiungiamo il parmigiano grattugiato, le mandorle pelate, il restante olio, l'aglio e frulliamo il tutto fino a comporre una purea non troppo omogenea, ma grossolana. Versiamo il pesto ottenuto in una ciotola, uniamo due cucchiai d'olio d'oliva e copriamo con della pellicola. Possiamo tenere così il nostro pesto per 3-4 giorni, sarà buonissimo! Ed ecco qui il mio pesto di rucola appena pronto, profumatissimo e golosissimo. Fatemi sapere anche voi se proverete questa ricetta, mettete un mi piace e condividetela con tutti i vostri amici. Voi cosa condireste con questo fantastico pesto? Io per esempio ho condito le farfalle, un tipo di pasta che a me piace tantissimo, e mio marito ha gradito davvero tanto. Mi raccomando ragazzi, provate la ricetta, fatemelo sapere con un commento. Io vi mando un bacione, vi ringrazio sempre e vi invito al prossimo video. Ciao a tutti!